È una modalità nuova, ma che comunque mette voi sempre al centro di tutte le nostre attività. Tutti questi anni abbiamo sempre ospitato autorità, abbiamo sempre lavorato in aiuto delle diverse istituzioni, in supporto, in collaborazione con le diverse istituzioni che si sono organizzate appunto per celebrare questa giornata. Invece questo è un anno in cui abbiamo deciso insieme alla professoressa Pitino che si è prodigata per coordinare questa attività e la ringrazio con un applauso da parte di tutti quanti noi, accogliendo da subito l'invito ad organizzare qualcosa che andasse oltre il flash mob che aveva ipotizzato nel momento dello spazio della ricreazione. Quindi grazie per essere qui, per essere protagonisti e per raccontarci cosa questa giornata significa per voi. Di nuovo un applauso a tutti voi e vi guardo davvero con stima, con affetto e con ammirazione. Allora ragazzi, buongiorno, ben trovati alla nostra aula magna fresca di restauro. Oggi, lo sapete, siamo qui per celebrare il 27 gennaio, giornata della memoria. Colgo l'occasione per ribadire i ringraziamenti alla preside Elisa Colella, al professore Ricciardi, docente di storia e filosofia, a tutto quanto il corpo docenti che si è impegnato per rendere possibile la nostra presenza qui oggi. Il grazie più grande e più importante però va a tutti quanti noi, a noi studenti e a noi ragazzi. L'ha detto già Palermo, questa giornata è stata voluta dalla preside, è stata accolta dai studenti in modo che le riflessioni partissero direttamente da noi. Questo è importante perché in occasioni simili è facile che si scivoli in retorica, si scivoli in un insegnamento che poi alla fine non lascia niente. Non si sta qui, si ascolta la conferenza, se ne va, arrivederci. La situazione è diversa. Quello infatti che noi ricordiamo, quello che noi commemoriamo, non è qualcosa di vecchio, qualcosa che è accaduto 80 anni fa, quando ci stavano quelli in camicia nera che facevano il saluto. È qualcosa di differente, perché a fare una strage non sono stati i tedeschi, non sono stati gli italiani, sono stati uomini. Sono stato io, siete stati voi, può essere stato chiunque. È tutta una popolazione, uno Stato che aveva 30-40 milioni di persone, che è stato manipolato, aizzato e che ha sistematicizzato uno sterminio contro esseri umani come voi. E che ha perpetrato delle crudeltà nei confronti di un popolo semplicemente in nome di un'ideologia. Perciò, ragazzi, tenete bene a mente che, soprattutto in questo periodo di guerra, in questo periodo di conflitti, è importante ricordare il valore della memoria e della pace. Detto questo, apro le danze con l'esibizione del coro polifonico diretto dal maestro Lino Faro. Grazie a tutti. No, spegnerlo. Grazie. Grazie.
Shalom Kaverim, Shalom Kaverim, Shalom, Shalom. Le-i-ka-o, le-i-ka-o, Shalom, Shalom. Prova, prova. Si sente? Ok. Ringraziamo il signor Virgilio per l'aiuto. Allora, ragazzi, ringraziate anche il coro, naturalmente, perché ha sottolineato il valore della pace. Shalom, infatti, vuol dire pace e anche il valore della musica. C'è tutta una produzione, infatti, che coincide al periodo che noi oggi ricordiamo, fatta in Yiddish. Lo Yiddish è una variante dialettale del tedesco diffusa nei quartieri ebraici. Prima naturalmente della censura da parte del regime nazista, in Yiddish erano composte molte canzoni tradizionali della cultura ebraica. Perciò sottolineiamo il valore della musica. A parlarvi ora della memoria, interviene Marco Ferraù di Seconda E con il suo intervento che mira appunto a evidenziare il valore di questo giorno. Prego Marco. Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Ho il piacere di leggere questa mia riflessione sulla giornata della memoria abbastanza breve, perciò ogni anno la giornata della memoria ci offre l'opportunità di riflettere profondamente sul passato, di onorare le vittime dell'Olocausto e di imparare le lezioni cruciali che ci derivano da quel periodo buio della storia umana.
È un giorno dedicato a ricordare, a non dimenticare, affinché le tragedie del passato non si ripetano mai più. In questa giornata i nostri pensieri sono rivolti alle persone coraggiose che hanno resistito, ai giusti che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri e alle vittime innocenti che hanno sofferto e perso la vita a causa dell'odio e dell'intolleranza ingiustificata. La memoria è una forza potente che ci spinge a confrontare la nostra umanità collettiva, a esaminare i pericoli dell'indifferenza e a promuovere la comprensione reciproca. È un richiamo costante alla responsabilità affinché ciascuno di noi contribuisca a costruire un mondo in cui la diversità sia celebrata e la tolleranza sia la norma. Tuttavia, la memoria non dovrebbe limitarsi a un solo giorno all'anno. Dovrebbe permeare le nostre vite quotidiane, guidarci nelle scelte che facciamo e influenzare il modo in cui trattiamo gli altri. Solo attraverso la consapevolezza continua possiamo sperare di evitare i tristi errori del passato e costruire un futuro in cui la pace e il rispetto reciproco siano fondamentali. La giornata della memoria ci invita anche a riflettere sulla nostra capacità di cambiamento e di resistenza contro l'ingiustizia. Ogni singolo gesto di gentilezza, di compassione e di comprensione contribuisce a creare un mondo e una società migliore. Siamo chiamati a essere portatori di speranza, a essere guardiani della memoria affinché imparando dal passato possiamo andare verso un futuro più umano e inclusivo. In questo giorno cerchiamo di coltivare la compassione e l'empatia. Ricordiamo che la forza della nostra umanità risiede nella diversità e che il rispetto reciproco è il fondamento su cui costruire una società giusta e solidale. Solo attraverso la memoria collettiva possiamo sperare di trasformare il dolore in un impegno per un mondo migliore. In questa breve riflessione ho utilizzato una frase: imparare dal passato. Ma stiamo realmente imparando? Se avessimo imparato dal passato, non ci sarebbero tutte queste guerre oggi. Quotidianamente guardiamo il telegiornale e si parla di guerra. Si parla delle atrocità che subiscono gli esseri umani tutt'oggi, come se non avessimo imparato nulla. Non ci soffermiamo su quello che viene detto. Tanto, sono sempre le stesse notizie, molti dicono. Oppure, per 2 settimane ci informiamo per poi rimanere nell'ignoranza riguardo ciò che succede al mondo. Viviamo in una nazione dove si parla del campionato e della guerra come se non ci fosse differenza, come se una notizia valesse l'altra. E la vittoria dell'Inter ha lo stesso peso del bombardamento di un ospedale. Ma è realmente così? Realmente le notizie sono trattate in questo modo? Nella nostra società vi è una superficialità mentre si trattano questi argomenti che onestamente mi fa venire la pelle d'oca. Come se quei morti fossero dei numeri da aggiungere a un grafico e niente più. Non credo in una società in cui le guerre servono solo a fare notizia. Credo in una società dove veramente ci dobbiamo mobilitare per far cessare i conflitti nel mondo. Si parla ogni anno dell'Olocausto, delle atrocità avvenute durante il ventennio. Ma sembra che queste lezioni non siano servite a nulla. In Ucraina, in Palestina, non pensate che la situazione sia troppo diversa rispetto a 80 anni fa? Questo conferma che l'uomo per l'ennesima volta non ha imparato nulla dagli errori passati. Il 27 gennaio, come ogni giorno, per non dimenticare. Grazie a tutti. Ti ringrazio Marco per la riflessione, del resto non è un caso che tu sia salito. Vorrei un attimo soffermarmi sull'idea di morte, su quello che ha detto sul discorso sul grafico, perché molto spesso noi non ci rendiamo conto un pochino di cosa vuol dire anche soltanto 5 morti durante una tragedia, un terremoto, qualsiasi cosa. Un morto vuol dire che una persona non c'è più. Io mi metto qui e non parlo. Sono morto. Vuol dire che una persona sparisce completamente e con lei spariscono i suoi sogni, spariscono quello che sarebbe potuto diventare, spariscono anche i parenti, perché alla fine poi chi si ricorda del nonno, della madre, tanto lui non c'è più, quindi niente, si sparisce e basta. Comunque la giornata deve andare avanti, quindi ora vi vorrei invitare, appena finisco, ad un corroboante applauso nei confronti della Quinta M, che ci propone il tema del razzismo visto da una prospettiva un po' diversa, una prospettiva shakespeariana, rappresentando infatti il mercante di Venezia e anche l'istruttoria di Peter Weiss. Prego. Grazie.
L'istruttoria di Peter Weiss è un'opera in 11 canti che trascende la rappresentazione del processo e acquista la lyricità di una tragedia greca. Si può considerare una sorta di viaggio negli inferi, nel tempo e nello spazio, dove i personaggi tentano di fissare l'istante eterno della storia e del ricordo. L'opera raccoglie le testimonianze di un famoso processo, svoltosi dal 10 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 a Francoforte contro un gruppo di funzionari del lager di Auschwitz. Abbiamo deciso di interpretarla. Nonostante fossimo senza bagagli e separati dalle nostre famiglie, attraversammo il cancello senza sospetti. Eravamo convinti che le nostre donne e i bambini sarebbero stati curati e che li avremmo rivisti presto, ma poi vedemmo centinaia di persone ridotte a scheletri. Abbiamo perso totalmente la fiducia. Ci venne incontro un uomo, urlando: «Detenuti! Vedete il fumo là dietro le baracche? Quel fumo sono le donne, i vostri bambini. Per voi che siete entrati nel lager ci sarà solo un'uscita, attraverso le griglie dei camini». In mattinata andammo a fare l'appello e pioveva. Restammo in piedi per ore e vedemmo, dietro il filo spinato, caricare donne sui camion abbastonate. Erano nude e gridavano verso noi uomini, aspettandosi un aiuto, ma noi non potemmo fare nulla. Fummo spinti in una baracca lavatoio. Dovemmo spogliarci. Ci tolsero quello che ancora ci restava. Documenti, foto, fu tutto registrato sul foglio personale. Poi, sull'avambraccio sinistro, ci tatuarono un numero. Le cifre furono impresse nella pelle con timbri a spillo. Poi ci sfregarono sopra inchiostro di china. Ci tosarono, ci misero sotto docce fredde. Alla fine ci vestirono. Ci vestirono con una maglia in pelle, una giacca a brandelli, un paio di calzoni rattoppati e un berretto. Poi raggiungemmo di corsa il nostro blocco. Il blocco era una baracca di legno senza finestre, una porta davanti, una dietro, lucernari a sportello sotto il tetto inclinato. A destra e a sinistra pancacci a tre piani, sostenuti da tre mezzi in muratura. Erano alti circa 1,80 m. Su ogni pancaccio c'erano 6 uomini, costretti ad alternarsi. Qualche pancaccio aveva la paglia e una coperta. Questa veniva tirata alternativamente dai due che si trovavano sulle sponde. In mezzo stavano i più forti. Inoltre c'erano due stufe di ferro che venivano accese solo di rado. Nel lager l'unica sorgente d'acqua era vicino alle latrine. Le donne stavano accanto al filo sottile che fluiva nei tini e cercavano di raccogliere un po' d'acqua nella gamella. La mattina ognuno riceveva mezzo litro di broda che conteneva un surrogato di caffè e 5 grammi di zucchero. Certi avevano un pezzo di pane secco della sera prima. A mezzogiorno servivano la zuppa fatta con bucce di patate, rape, cavolo e una minima porzione di carne o grasso e una sostanza farinosa. Durante la distribuzione del cibo ai detenuti, la lotta non era per ottenere il primo mestolo, ma per essere gli ultimi della fila. La zuppa era principalmente acqua, con pochi ingredienti nutrienti sul fondo. Il logorio fisico era accompagnato da un esperimento mentale che portava alla perdita d'ogni interesse per quanto accadeva. Poteva sopravvivere solo chi, durante le prime settimane, riusciva ad ottenere un servizio interno mediante un'attività di specialista o la nomina a una funzione ausiliaria. Un detenuto con una funzione capace di sfruttare il suo vantaggio nel lager praticamente poteva ottenere tutto. Nel lager della quarantena c'erano ratti che addentavano non solo i cadaveri ma anche i malati gravi. Le bestie, la notte, prendevano il pane dalle tasche dei detenuti. Spesso ci si ingiuriava a vicenda. Mi hai rubato il pane, invece erano i ratti. In più, miliardi di pulci tormentavano il lager. Le malattie più gravi, oltre alla debolezza in generale e le lesioni per maltrattamenti, erano scarlattina, paratifo, tifo addominale, resipola e tubercolosi. Nel lager vidi malattie che non avrei mai creduto d'avere un giorno sott'occhio, malattie di cui si legge solo nei libri. C'era la noma, una malattia che insorge soltanto in individui all'estremo delle forze. Dovevamo scavare fosse. Molte donne stramazzavano sotto badilate di fango. Una donna gridò: «Signor capitano, non posso lavorare in questo modo, sono incinta». Quelli risero, uno col badile la tenne sott'acqua, finché affogò.
Sentì una sentinella parlare attraverso il filo spinato con un ragazzo di 9 anni. «Sai già parecchio per la tua età», disse l'uomo. Il giovane replicò: «So di sapere molto e so anche che non imparerò più nulla». Lo caricarono sul camion con una 90ina di bambini. Quando i bimbi cercarono di rifiutarsi, l'uomo gridò: «Avanti, salite sull'auto senza urlare. Tanto avete visto partire anche i vostri genitori e nonni. Salite e li rivedrete». Arrivai in una baracca e vidi che qualcosa si muoveva tra i morti. Era una bimba. La portai fuori sulla strada e chiesi: «Chi sei? Da quando sei qui?» «Non lo so», disse. «Come mai sei qui in mezzo ai morti?» chiesi. E quella disse: «Tra i vivi non posso più stare». Ora che avete sentito le esperienze di coloro che hanno vissuto dentro questi campi di concentramento, vi proponiamo un monologo scritto da William Shakespeare, monologo di Shylock, da Il mercante di Venezia. Il poeta scrisse molto prima che il massacro avvenisse quello che gli ebrei spesso subivano. Il monologo di Shylock ci offre un'opportunità straordinaria per contemplare profondamente il tema dell'odio, della vendetta e della discriminazione. Attraverso l'espressività di queste parole, Shakespeare ci pone di fronte alle conseguenze strazianti dell'ingiustizia e della crudeltà umana. La sofferenza e la rabbia di Shylock ci spingono a riflettere sulle complesse dinamiche sociali che conducono all'isolamento e alla persecuzione di individui o gruppi. Leggendo questo brano, possiamo apprezzare appieno la potenza delle parole di Shakespeare e la loro rilevanza nel contesto contemporaneo. Dopo aver fatto questa analisi, siamo chiamati a riconsiderare il peso delle nostre azioni sulla storia e sulla sofferenza umana, ricordandoci della necessità di una società che promuove l'empatia e una comprensione reciproca. La Shoah è una dolorosa testimonianza dell'odio che ci invita a riflettere sull'importanza di un impegno costante contro la discriminazione e la persecuzione. Atto terzo, scena 1. He laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my brigands, cooed my friends, hated my enemies. And what is reason? I am a Jew. Ha goduto per le mie perdite e ha dileggiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza, ha intralciato i miei buoni affari, ha allontanato da me i miei buoni amici e mezzato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Perché sono ebreo. E dunque? Hath not a Jew eyes? Non ha forse occhi un ebreo? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Fed with the same food, heart with the same weapons, subject to the same disease, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? If you prick us, do we not bleed? Se ci pungete, non versiamo sangue, forse? If you tickle us, do we not laugh? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? If you poison us, do we not die? Se ci avvelenate, non moriamo? Allora, vorrei ringraziare la professoressa Bello che ha guidato questi ragazzi nella realizzazione di questo stupendo intervento. Mi volevo anche soffermare sull'idea di uguaglianza che già traspare da questo brano di Shakespeare. Perché se già mezzo millennio fa si parlava di queste cose, vuol dire che un problema c'è. E questo problema riguarda proprio il fatto che noi non siamo molto portati a considerare chi ci sta davanti come essere umano, prima che come, non lo so, italiano, sud, nord, tedesco, qualsiasi cosa. Tendiamo a catalogare le persone. E allora vi volevo anche proporre uno spunto di riflessione su un argomento, ossia quello del perdono, che è in qualche modo legato alla giornata della memoria.
perché noi studiamo, approfondiamo, ricordiamo quello che è successo agli ebrei. Ma ci sta anche un altro problema, ossia, dopo la guerra, una volta che vengono processati i capi, Hitler si suicida, è d'accordo, il sergente, il sottufficiale, anche l'ufficiale, perché no, che stavano nel campo di concentramento, cosa ci si fa? Lo si perdona? Lo si impicca? Lo si mette in prigione? È una riflessione a cui dovete pensare voi, è qualcosa che deve venire dal vostro cuore, che dovete scegliere voi. Voi in questo momento immaginate di processare non un grande gerarca nazista, non il capo dei capi, un soldato. Magari non lo sapete, stava semplicemente lì, faceva la guardia, ha partecipato. Però forse non si è prodigato per vessare questi ebrei, non lo sapete. Questo problema ha coinvolto l'Europa per tutto il dopoguerra. C'è stata una lunga fase nella quale si è chiesto cosa ne facciamo dei tedeschi dopo quello che hanno fatto. Se vi interessa l'argomento potete anche approfondire perché è molto interessante. Certo, quando pensiamo al soldato tedesco nel campo di concentramento ci immaginiamo un pochino le scene di La vita è bella. E a proposito di La vita è bella, volevo chiamare sul palco gli alunni della seconda A e della seconda I, Florio, Salduzzo e Cali, che si esibiranno nel brano La vita è bella. Lo vedono anche da casa. Allora, oggi in occasione di un'importante ricorrenza abbiamo pensato di contribuire alla memoria tramite il mezzo che rappresenta il linguaggio universale per eccellenza, per noi come per altri, cioè la musica. Abbiamo pensato a un brano tratto dalla vita è bella, nonché la colonna sonora, Beautiful That Way, che è un brano che riesce appieno nell'intento di rendere giustizia al tema affrontato, soprattutto perché ci rifacciamo a un capolavoro del cinema italiano diventato poi mondiale. Noi non possiamo che aderire al pensiero che si cela dietro il brano, ossia quello di proporre un ideale della vita che esclude ogni forma di odio e violenza. Con questa esibizione speriamo di coinvolgervi con quanta più emozione possibile. Grazie. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears that are the wave of tears. Light is slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful the way. Do 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 do.
In his eyes forevermore, I will always be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long awaited prize. We'll forget about the sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful the way. We forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Grazie, un applauso anche al pianista. Uno e due, poi mi spiegate come avete fatto, perché ancora non l'ho capito. Comunque, ora i professori mi linceranno per quello che sto per dire, però La vita è bella è un malo film, andatevelo a vedere perché è bellissimo. Ad ogni modo, dopo questo valore della musica che ho già sottolineato in precedenza, vorrei anche dare un po' di spazio alla letteratura. E siccome io mi sono stufato di fare il presentatore, invito Francesca Beccari ad autopresentare lei e anche gli alunni della seconda C. Buongiorno a tutti, sono Francesca Beccari di seconda C e vorrei introdurvi brevemente il video che stiamo per presentare. Questo elaborato nasce dall'idea di proporre una lettura diversa da quelle solitamente scelte in occasione della giornata della memoria e in particolare abbiamo pensato a un brano del libro E tu non sei tornato di Marceline Evans, che riporta le memorie nella vita dei campi di concentramento, ma soprattutto dopo la liberazione. Grazie e buona visione. Il 10 maggio Jacqueline mi regala dei fiori, come se fosse il mio compleanno. Ogni anno questo gesto mi tocca molto. Siamo vicine, diverse e attente una all'altra. Siamo rimaste solo noi due. Il 10 maggio è la data della mia liberazione da parte dei russi. Sono nata quel giorno. So che Jacqueline lo fa per me, ma anche per suo padre. Il mio ritorno è sinonimo della sua assenza. A tal punto che l'ho voluto cancellare e scomparire anch'io. Mi sono buttata nella Senna 2 anni dopo, l'anno in cui si sposava Henry. Avevo scavalcato il parapetto e stavo per lanciarmi, quando un uomo mi ha trattenuta. Poi ho avuto la tubercolosi e mi hanno messo in un elegante sanatorio in Svizzera, a Montana. Mamma veniva a trovarmi qualche volta. Non sopportavo la sua impazienza, quel suo modo di pretendere che stessi bene e che dimenticassi. Ero così pesante. Ho cercato di morire una seconda volta. Al campo, invece, ho fatto di tutto per restare tra le vive. Perché una volta tornata nel mondo non ero capace di vivere?
Era come una luce accecante dopo mesi di buio. Era una cosa violenta. La gente voleva che tutto somigliasse a un inizio. Volevano strapparmi ai miei ricordi. Credevano di comportarsi in maniera logica, in sintonia con il tempo che passa, la ruota che gira. Ma erano pazzi, non solo gli ebrei, tutti quanti. La fine della guerra ci rodeva tutti dall'interno. Mi sarebbe piaciuto darti delle belle notizie, dirti che dopo essere caduti nell'orrore e aver atteso invano il tuo ritorno ci siamo ripresi, ma non posso. Sappi che la nostra famiglia non è sopravvissuta a quello che è successo, si è sfasciata. Tu avevi fatto dei sogni troppo grandi per tutti noi e non siamo stati all'altezza. Mi collego alla fine del video, perché sempre su Primo Levi c'è scritto sulla sua tomba che è morto 40 anni dopo ad Auschwitz. È una frase che mi ha sempre colpito, perché sottolinea come il danno fatto non è stato soltanto nell'immediato, ma è stato qualcosa che ha segnato i sopravvissuti per tutti gli anni a venire. Tantissimi si sono suicidati, tra cui appunto l'autore stesso. Perciò immaginate cosa voglio dire essere segnati da qualcosa che è ancora peggio della depressione. Visto che a noi sta tanto caro questo tema, che molti ragazzi purtroppo soffrono di questo disturbo, sappiate che, cioè, immaginate cosa vuol dire avere nel cuore qualcosa di ancora peggiore. Comunque procediamo ora con un intervento di Carola Sanfilippo della seconda I, dal titolo Sommersi e Salvati. Per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremmo trovare in noi la forza di farlo. Di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Queste sono le parole utilizzate da Primo Levi per descrivere l'orrore dell'Olocausto, un orrore che non può e non deve essere dimenticato. Il nazismo non è solamente l'artefice di uno dei genocidi più grandi della storia. Sarebbe stato troppo semplice arrestare e condannare a morte 6 milioni di persone. Questa sarebbe stata solo la fine. Si trattava di una strategia, un piano più sottile, che solo una mente lucidamente contorta avrebbe potuto elaborare e mettere in atto. Spogliati di ogni cosa, costretti a lavori forzati, privati della loro stessa natura di esseri umani e della loro dignità. Erano uomini e donne costretti a vivere come bestie in quei campi, dove solidarietà e amicizia erano valori ormai morti da tempo, perché quando non si ha nulla è molto difficile essere fratelli oppure amici. Uomini e donne che si sono trovati davanti a una scelta, sopportare in silenzio e abbandonarsi al proprio destino di morte, oppure scegliere di vivere. E quando in quelle condizioni scegli di attaccarti con tenacia alla tua vita, non ti importa più niente di tutto il resto. Ed ecco che a un tratto i tuoi compagni di prigionia, esseri umani proprio come te, costretti come te a sopportare una pena così grande e ingiusta, per la sola colpa di essere nati, diventano tuoi nemici. Ci rendiamo conto che tutto questo è lontano dal quadro che ci si usa fare, degli oppressi che si uniscono se non nel resistere, almeno nel sopportare. E lo sapeva bene il Manzoni quando scrisse: i provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento a cui portano l'animo degli offesi.
Liliana Segre, in una delle sue ultime testimonianze, ci racconta: «Sì, il mio corpo era lì. Veniva picchiato e torturato, aveva fame, era dimagrito, aveva freddo, aveva paura, ma il mio spirito no. Io non volevo essere lì, mi rendevo invisibile, cercavo di non guardare in faccia i miei persecutori e vigliaccamente non mi voltavo mai a guardare indietro tutti i cadaveri, gli scheletri fuori, non guardavo le compagne in punizione, non guardavo la fiamma del forno che bruciava, non volevo che i miei persecutori si impadronissero anche del mio spirito. Volevo vivere». Poi vidi Janine, era una ragazza francese, erano mesi che lavoravamo una accanto all'altra. Poco prima della selezione, una macchina le aveva tranciato le prime falangi di due dita. Lei cercò di nascondere la sua mutilazione, ma fu scoperta e mandata a morire. Janine non era un'estranea per me, la vedevo tutti i giorni, avevamo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci, eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via, non le dissi addio. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Feci finta di niente e ricominciai a camminare, pur di vivere. È un rimorso che mi porto dentro, il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire che la sua vita era importante per me, che noi non eravamo come i nostri aguzzini, ma ci sentivamo ancora e nonostante tutto capaci di amare. Sapevo che nel momento in cui non aveva avuto il coraggio di dirle addio, avevano vinto loro, perché ci avevano privati della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la loro vittoria, era questo il loro obiettivo, annientare la nostra umanità. Oggi si ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 da parte dell'esercito sovietico, che ne ha scoperto e ne ha rivelato al mondo l'orrore. Tuttavia per i prigionieri l'ora della liberazione non è stata né lieta né spensierata, ma quasi sempre ha coinciso con una fase di angoscia. Ci si sentiva ridiventare uomini e quindi responsabili. Si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. In quei campi si sopportavano la sporcizia, la promiscuità e la destituzione, soffrendone assai meno di quanto se ne sarebbe sofferto nella vita normale, perché il metro morale era mutato. Sarebbe stato sufficiente avvicinarsi al filo spinato per mettere fine per sempre alle proprie sofferenze. Eppure in quei campi i casi di suicidio erano rari. C'erano poche occasioni di scegliere, si viveva appunto come gli animali asserviti, che a volte si lasciano morire ma non si uccidono. All'uscita dal buio c'era però la presenza costante di un senso di colpa che nessuna punizione poteva attenuare. Si faceva sempre più forte l'autoaccusa di aver mancato sotto l'aspetto della solidarietà umana. Ci si sentiva colpevoli di aver deliberatamente danneggiato, derubato, percosso un compagno. La presenza al proprio fianco di un compagno più debole o più sprovveduto o più vecchio o troppo giovane, con le sue richieste o con il suo semplice esserci, che già di per sé è una preghiera, era una costante nella vita in Lager. La richiesta di solidarietà, di una parola umana, di un consiglio, anche solo di un ascolto, era permanente e universale, ma veniva soddisfatta di rado. Mancavano il tempo, lo spazio, la privatezza, la pazienza, la forza, perché colui a cui la richiesta veniva rivolta si trovava a sua volta in uno stato di bisogno. Molti hanno scelto il silenzio, rifiutandosi di condividere la propria esperienza con il mondo esterno, forse nella speranza di poter un giorno dimenticare. Ma come si possono dimenticare la sofferenza e l'umiliazione di un'offesa così grande? Alcuni, come Primo Levi, non riuscendo più a convivere con se stessi, hanno deciso di porre fine alla propria vita, testimoniando però con la propria morte la vittoria del nazismo sull'essere umano. Altri, invece, come Liliana Segre, hanno compreso il valore e l'importanza della memoria. È vero, non si può dimenticare, né perdonare, ma si può imparare a non odiare. Ed è quando impari a non odiare che capisci di essere pronto a rompere il silenzio e a diventare un testimone, insegnando alla generazione presente e a quella futura ad amare la vita ed il prossimo e a non cedere mai all'odio e alla vendetta. Grazie. Un applauso anche al pianista.
A proposito di quello che è stato detto, voglio fare un esperimento e affidarmi a voi. Se mi fate fare una brutta figura, me ne vado da qua e non entro più, eh? Vi faccio una domanda. Cioè, secondo voi, qual è il modo migliore per devastare completamente e distruggere un popolo? Ah, voglia, dai, uno che risponde. Metterlo in silenzio? Attaccare la propria cultura? Altri? Quello che avete detto voi due è, sono entrambe risposte corrette. Perché quello che hanno fatto i tedeschi è quello che in qualche modo li ha anche fatti vincere da questo punto di vista. Non è stato soltanto uccidere le persone, è stato anche eliminare quello che avevano fatto. Ad esempio, qualcuno di voi sa cos'è la Burgundia? Si ricorda della Burgundia? Ha un manoscritto della Burgundia, qualsiasi cosa? No. La Burgundia è una regione che sta a cavallo tra la Francia, i Paesi Bassi e una parte della Germania, e che per qualche tempo, un sacco di secoli fa, è stata una sorta di regione autonoma, non mi ricordo lo status. Questa regione non ha lasciato niente perché è durata poco. E proprio per questo nessuno si ricorda nulla. C'è scritto da qualche parte, se cercate Burgundia lo trovate, fine. Allo stesso modo, l'obiettivo dei nazisti era questo, ridurre la cultura ebraica e il popolo ebraico a un niente. I libri venivano bruciati, gli dice non si poteva parlare, l'ho detto già prima, insomma non esisteva più niente, non esistevano manco i nomi, avevano i numeri. Se non fosse intervenuto qualcuno da fuori a stopparli, ci sarebbero riusciti, oggi noi non sapremmo neanche cos'è la cultura ebraica. A proposito di distruzione degli ebrei, voglio leggere un brano che mi è stato fatto vedere, lo prendo qui, che fa parte di un libro dello storico Raoul Hilberg. Ad Auschwitz, la banchina fu, in un primo momento, situata nel campo di Birkenau. Le vittime che venivano spedite nelle camere a gas di Auschwitz affluivano dal portone. Quando si aprì Birkenau, le lunghe colonne infilavano, di corsa sotto i colpi, uno stretto passaggio, lungo alcune centinaia di metri, e che portava direttamente a uno dei forni crematori. Lo scaricamento dei treni era seguito da una duplice procedura di selezione. I vecchi, gli infermi e spesso i bambini piccoli erano fatti stendere, faccia a terra, vicino a una fossa, pronti per essere uccisi con un colpo d'arma da fuoco. A Sobibor, dove i camion raccoglievano vecchi e neonati, le guardie si esercitavano talvolta a lanciare da lontano i bambini nei camion. Dalla prima banchina di Auschwitz, i camion portavano vecchi e infermi direttamente alle camere a gas. Un maestro nel raccontare cosa è successo nei campi di concentramento tramite la cinematografia è Steven Spielberg. Suppongo che conosciate il film Schindler's List, e a proposito di questo film c'è un mio compagno di classe che suonerà con il violino la colonna sonora di questo capolavoro della cinematografia. Matteo, vieni. Ah, sei qua. Aspetta che te lo sento. Vai, vai, salta. Scena, scena, giocolino. È tutto calcolato. Sì. Thank you.
A questo punto il microfono me lo tengo così, assolutamente non perché non so come si stacca, eh? Solo perché mi secco a tenerlo in mano. Oh, io faccio il presentatore. Allora, una versione clou del film The List riguarda la coscienza del protagonista che a un certo punto fa toc toc alla porta e lui ha una crisi dopo aver salvato alcuni ebrei perché non ne ha potuto salvare di più. Naturalmente è scusato, chiaramente il film fa intendere che quello che ha fatto è comunque eroico, però è anche vero che alcune persone purtroppo sono perite, non ce l'hanno fatta. E tra queste ci sta anche un personaggio importante per la nostra scuola, perché lui è cointitolata, scusate. E si tratta di Carmelo Seranitro. Forse però alcuni di voi ancora non hanno presente, specialmente quelli che magari sono del ginnasio, sono entrati quest'anno, perché è cointitolata a quest'uomo. E a spiegarcelo sarà Alessandro Rapisardi, che sicuramente tutti quanti voi conoscete. Applauso! Più che a me l'applauso lo possiamo fare ad Elio? Chi è Carmelo Seranitro per voi? Qualcuno che vuole rispondere? Chi è? Nessuno? Nessuno. Bene. Qualche uomo coraggioso che risponde, giuro che non vi mangio. Un ex professore del Cutelli. Ok. Sì, è un ex professore del Cutelli. E proprio ieri sera, prima di venire qui su questo palco, leggevo alcuni articoli di giornale. Uno lo apostrofava come colui che insegnò com'era la storia. Qualcun altro invece come un martire antifascista. E Carmelo Seranitro in fondo era proprio questo, era l'uomo che sui banchi di questa scuola formava i suoi studenti ed insegnava loro ad essere una voce fuori dal coro. L'uomo che venne poi tradito proprio da questa istituzione scolastica perché allora inneggiare alla libertà era purtroppo motivo di punizione. E se per Cesare Beccaria il fine delle pene non è altro che quello di impedire al reo del fare nuovi danni ai suoi cittadini, quali danni fece ai suoi allievi Carmelo Seranitro? In fin dei conti venne deportato in un campo di concentramento perché, come disse egli stesso, educava i suoi studenti a lottare per la pace, per la libertà, per la democrazia. Venne ucciso perché, sin dai tempi più remoti della storia, quello che uccide non è un'arma o una guerra, è un'idea. E le idee del martire Seranitro erano estremamente dannose per quello che era il regime fascista che puntava tutto sull'erosione dell'interno della cultura. Cosa andava frenata? La scuola, che è il primo contatto dell'individuo con il libero pensiero, con le questioni che avevano ispirato i più grandi filosofi e letterari. Ma alla base della catena c'è la consapevolezza sulla storia, sul progresso e sulle loro conseguenze, anche quelle impossibili da accettare. Solo così si potranno raggiungere la libertà di espressione, la possibilità di vivere secondo il libero arbitrio e la solidarietà tra esseri umani. Il professore però non si arrese, finché poté insegnò e ricordò l'importanza di tutto questo distribuendo dei bigliettini di carta ai suoi studenti. E Carmelo Seranitro è stato messo a tacere perché voleva formare la comunità del domani, desiderava che gli studenti, gli adulti del futuro fossero in grado di lottare per la loro voce, di debellare il tumore sociale che stava piegando in due la società. Siciliani, non combattiamo. Il vero nemico dell'Italia è il fascismo. Viva la pace, viva la libertà, scrisse nei piccoli pezzi di carta che di nascosto infilava nelle tasche dei suoi alunni. Il martire antifascista non aveva paura della morte, dell'angusto campo di concentramento in cui è stato poi rinchiuso. Il suo unico tormento era quello di non riuscire a tornare e non poter così obbligare il suo delatore ad ascoltare in un'aula del suo liceo una sua lezione sull'onore e sulla viltà. Carmelo Seranitro però non è mai morto. È ancora vivo nella mente e nel cuore di tutti coloro i quali oggi sono stati da lui influenzati, ispirati e guidati. È vivo nel ricordo di chi oggi e ieri ha riconosciuto, fronteggiato e sconfitto il male e l'orrore che ha portato con sé il fascismo. È vivo grazie alla dirigente scolastica e dalla comunità del liceo ginnasio statale Mario Cutelli e Carmelo Seranitro di Catania, che come tutti noi sappiamo è dedicato dal 2022 all'emerito professore, che forse
tra i banchi di questa scuola ha cambiato la storia, oltre che insegnarla. Concludo con una frase di Primo Levi, lo scrittore e poeta torinese sopravvissuto alla detenzione, che ci lasciò tra le tante queste parole. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Auschwitz è fuori di noi, ma intorno a noi, è nell'aria. E allora, prima si parlava di grafici riguardo le vittime delle guerre, e io spero davvero che un giorno potranno finire le comparazioni tra le cifre delle vittime e le quotazioni delle borse, anche perché le borse hanno un segno più e un segno meno, le vittime hanno solo il segno meno. È vero quello che ha detto il nostro compagno, e cioè che Stranitro qui ha cambiato la storia. Cambiare la storia non vuol dire essere quello che ha ucciso Hitler, anche perché si è suicidato, quindi mi dispiace per voi, ma non lo potete fare. Cambiare la storia vuol dire fare la propria piccola parte, anche minuscola, all'interno di qualcosa in cui si crede. Perché quella piccola parte è un ingranaggio che assieme a tutti quanti gli altri fa muovere un grande meccanismo. Quindi per noi che parliamo di sogni, che ci teniamo tanto a questa cosa, dobbiamo sempre ricordare che l'obiettivo a volte non è essere sul palco, io ci sono tra l'altro, l'obiettivo è magari stare dietro le quinte, fare la propria parte, ma farla bene, fare quello che serve per far smuovere tutto quanto e accettare di avere un ruolo che, anche se non è da protagonista, è comunque altrettanto importante. Se Carmelo Stranitro avesse potuto in qualche modo lasciare una sorta di testamento delle sue idee, probabilmente l'avrebbe fatto. Purtroppo però, dato le condizioni in cui è deceduto, non l'ha potuto fare. Ma ci hanno pensato gli alunni della classe prima B, coordinati dalla professoressa Pino, che ora vi presenteranno una loro esibizione. Che so. Buongiorno, grazie. Allora, gli alunni della prima B di questo liceo hanno deciso di voler partecipare attivamente alla celebrazione di questa importante giornata e hanno voluto dare il loro personale contributo alla celebrazione di questo grande nostro concittadino, al quale, come ha detto egregiamente Alessandro, è stato cotitolato grazie alla tenacia, all'intraprendenza, all'idea meravigliosa della nostra dirigente, appunto a Carmelo Stranitro. Allora, il tessuto narrativo di questa breve narrazione, di questa breve rappresentazione, ruota intorno a due parole chiave, che sono un po' le parole che i ragazzi hanno individuato nell'operato di questo grande personaggio. La prima è la libertas, quindi la libertà di pensiero e di azione, che è giusto, che dobbiamo avere ciascuno di noi. A volte noi non sappiamo, perché siamo troppo abituati a pensare liberamente, ma ci sono ovviamente ancora dei luoghi in cui questo non è concesso. E la seconda parola è appunto la scuola, cioè il valore di questa comunità educante, nel quale noi crediamo fermamente, infatti noi ci ispiriamo quotidianamente alla figura di Carmelo Stranitro, perché la scuola è il luogo, come diranno i ragazzi ripetendo le sue parole, è il luogo in cui nascono le più grandi rivoluzioni. Allora, i ragazzi, se sono pronti, ecco, possono anche iniziare. Dico soltanto che hanno composto loro le parti, insomma ciascuno secondo il proprio ruolo, hanno composto le musiche, Vittoria ha composto le musiche, ringraziamo gli alunni Giuseppe ed Emilio che hanno curato la regia, quindi è stata un'operazione complessa montata in una settimana, perdonerete le imperfezioni perché loro hanno voluto prontamente, ecco, rispondere all'invito della dirigente, però insomma i tempi a volte tecnici ci vogliono. Però questo non ci ha spaventati. Omero e Plauto in questo frangente sono stati un po' messi da parte, però recupereremo al più presto.
E, insomma, mi permetto di ringraziare i ragazzi non solo a titolo personale ma a nome di tutto il consiglio di classe, perché ci hanno stupiti ancora una volta come loro sanno fare, e spero che questi, che la presentazione di questi modelli, ecco, possano essere la bussola del loro agire quotidiano e futuro. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi, come state? Non so quale scuola frequentare, potete aiutarmi? A te quali materie piacciono? Ci sono vari indirizzi a tua disposizione, come un classico, uno scientifico, un linguistico o comunque un tecnico. Io, ad esempio, ho scelto il Galilei perché da sempre preferisco le materie scientifiche. E ora andiamo al liceo classico, il Cutelli Salanitro. Cutelli Salanitro? Pensavo si chiamasse solo Cutelli. No, da adesso ha un altro nome, Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Perché? Ma chi è Salanitro? Bella domanda. Chi era Carmelo Salanitro? Il professore Salanitro, alto di statura, imponente e di poche parole, godeva di grande considerazione nell'ambiente scolastico per la sua inestimabile cultura. E non solo. Sapeva che la preparazione di ogni giovane passava solo attraverso una solida base culturale. Salanitro sacrificò la sua vita per quegli ideali di pace, di democrazia e di solidarietà che ancora oggi l'umanità ha bisogno. Nel 1937 si trasferì a Catania, dove insegnò presso il liceo classico Mario Cutelli. Oggi ragazzi, Cicerone. Iniziamo subito leggendo un breve passo. Libertas, quae non in eo est, ut ius ut amor domino, se ut nullo. La libertà non consiste nell'avere un padrone giusto, ma nel non averne alcuno. Vi sembra libertà, dico, l'impossibilità di votare più di un singolo partito, che si è imposto solo attraverso soprusi, violenze e omicidi? Cicerone diceva che la forza è il diritto delle bestie. E aveva ragione. Ci sono certi uomini paragonabili solo a bestie. Ma citando Dante, dal 26° canto dell'Inferno, forse... Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ebbene, la conoscenza è la più grande arma che avete. E ogni rivoluzione, ogni vera rivoluzione, parte da qui. Un'aula, una scuola. Ma adesso non fatevi vedere e distribuite questi volantini, in modo tale che ci sia consapevolezza fra gli italiani. Catania. 1940. Dio benedica le armi dei belgi e degli olandesi che combattono in difesa della loro patria invasa. Viva la pace! Viva la libertà! Pronto, polizia? Sono il preside del liceo classico Mario Cutelli e devo denunciarvi un caso di propaganda antifascista avvenuto nella mia scuola. Sì, da un professore, Carmelo Salanitro. Che volete? L'insegnamento del professor Salanitro contribuì a far comprendere che la vita senza la libertà non vale nulla, che lo studio senza un ideale non serve, che la scuola deve essere un luogo nel quale, nobilmente e disinteressatamente,
si instilli nei cuori, oltre che la cultura, germi di schiettezza e semi di bontà. Il 15 novembre del 1940 venne arrestato dall'Ovra, processato e condannato a 18 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Fu rinchiuso nel carcere di Civitavecchia, successivamente in quello di Sulmona. È proprio da qui che scrisse quasi la totalità delle lettere, tra le quali 11/04/1942 al figlio Nicola. Mio carissimo Nicola, ho ricevuto e tengo in serbo la tua letterina del 7 marzo e mi compiaccio dei progressi che vai facendo a scuola. Abbi cura del libro di Pinocchio. Esso, oltre a divertirti, formerà un oggetto di ricordo del tuo babbo. A te, oh mio piccolo Nicola, mando un abbraccio dove è racchiuso il mio animo, tuo padre. E al fratello Nino, da Civitavecchia, 14 novembre 1942. Mio carissimo fratello, domani si compiono 2 anni precisi da quando io, per l'avvenuto arresto, sono rimasto privato della mia libertà. E, ciò nonostante, entro il mio animo non si accoglie né vi alberga la benché minima traccia di rancore, di odio contro alcuno o contro alcuna cosa. Ho moralmente sofferto e addolorato, indicibilmente, ma sofferenze e dolori sono entrati a fare parte indissolubile di quel patrimonio ideale della mia coscienza a cui attingo nuovo conforto e quando, fugacemente, l'amarezza ed il rimpianto acerbo dei dì che furono mi invade e vince. Durante questi terribili anni, il nostro concittadino soffrì molto di nostalgia per la sua terra, ma sopportò le sofferenze con grande coraggio. Dal carcere di Civitavecchia, 27 febbraio 1943, così scriveva alla madre. Mia diletta madre, non mi rimproverare se io ho potuto un momento obliare e trascurare la mia famiglia. Non mi rinfacciare certa imprudenza per cui ho distrutto la mia posizione e perduto il posto e rovinato il frutto di decenni di sacrifici e di sforzi miei e dei miei genitori. In ogni fase della mia esistenza mai ho fatto degli interessi materiali o del denaro la bussola delle mie azioni e dei miei sentimenti. Ho sempre cercato di vivere in pace con me stesso. Affaticarsi, travagliarsi senza cessa e senza stanchezza, rialzarsi quando si sia caduti. Ecco il ritmo del vivere, e mirare a qualcosa che trascenda le forme e i limiti materiali. Immensa è la virtù del tempo, lenitrice di dolori e riparatrice di torti. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Salanitro fu consegnato dalle autorità fasciste ai tedeschi e deportato prima in Germania, nel campo di Mautau, poi in Austria, nel campo trincerato di San Valentino e infine a Mauthausen. Lì un suo compagno di sventura, Nino Micheli, sopravvissuto al massacro di Mauthausen, così narrava nel libro I vivi e i morti le ultime giornate del professor Salanitro. Sembrava un vecchio, e non lo era. Per una crudele malvagità gli avevano portato via gli occhiali. Non ci vedeva, se non da vicino. Era coltissimo, era un uomo di fede, nitido come un diamante, forte moralmente come una roccia. Venne ucciso, assieme a tanti altri martiri, nella camera a gas nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1945, la vigilia della liberazione dell'Italia. Quest'uomo, che ha perseguito instancabilmente i suoi ideali fino alla morte, ha tracciato un cammino di coraggio e determinazione. La sua vita e il suo sacrificio dovrebbero richiamare a ognuno di noi riflessioni profonde sulla forza dell'individualità e sulla perseveranza di fronte alle avversità. La sua storia ci spinge a considerare il significato e il valore degli ideali personali, anche quando il costo è estremamente alto. La sua memoria continua a ispirare coloro che cercano di seguire la propria visione, anche di fronte alle sfide più difficili. Ci piace concludere questo nostro breve contributo alla figura del professor Salanitro riproponendo il suo pensiero e le sue parole sulla scuola. L'unica e vera istituzione nel mondo è sempre stata quella della scuola.
In ogni tempo la scuola, libera e indipendente, non asservita di interessi e scopi particolari di individui e di gruppi, né tantomeno appannata da falsi preconcetti o sviata da pretese rivelazioni, ha sollevato l'animo da infondati terrori e lo ha liberato da fallaci illusioni. Ha rimosso e abbattuto artificiose e dannose barriere. E dalla scuola sono partite, e nella scuola si sono concluse le rivoluzioni. Le autentiche e vere e grandi rivoluzioni. Grazie. Ragazzi, veramente grandiosa come esecuzione. Tra l'altro, credo di essere stato l'unico ad aver apprezzato l'ingresso delle guardie. Ragazzi, siete nel mio cuore. È stata anche bella l'immagine finale quando Flavio Saranitro abbraccia il suo carceriere. È abbastanza poetica. Alla fine, ricordiamoci sempre che, indipendentemente dai ruoli, siamo comunque persone. No? Un po' lo scopo di questa giornata è anche questo. Comunque, prima di passare all'esibizione successiva, volevo un attimo riflettere con voi sull'idea della paura. Noi abbiamo paura quando sta chiamando il professore e non sappiamo che ci fosse l'interrogazione, quando c'è il compito di matematica, quando torniamo a casa e non c'è il pranzo pronto dopo che siamo usciti dalle 2 e abbiamo PCTO alle 3, per esempio. Ma il tipo di paura che hanno qui, che hanno vissuto queste persone in questi paesi, specialmente in Germania, è un tipo di paura diverso. È un tipo di paura che scaturisce dal non sapere cosa si deve temere. Perché il problema non è soltanto che tu giri per le strade e devi comportarti bene davanti alla polizia, o in questo caso davanti all'SS o chi che sia. Devi comportarti bene anche con quelli che sono tuoi amici, perché la telefonata, fatta con questo telefono, è arrivata dal preside, che dovrebbe essere il primo che ha a cuore un'istruzione sana, un'istruzione a 360 gradi, un'istruzione libera. E invece no, ha deciso di denunciare. Non sappiamo perché, potrebbe averlo fatto per convenienza oppure semplicemente perché ci credeva, però l'ha fatto. E una delle cose peggiori di quel periodo era questo clima di paura che scaturiva dal fatto di non potersi fidare di nessuno. Cioè, voi immaginate che siete con il vostro compagno di banco al famoso compito di matematica, a un certo punto questo si alza, va dalla professoressa, bisbiglia qualcosa all'orecchio, poi la prof vi prende a parte e vi mette 2, perché il vostro compagno gli ha detto che non avete studiato. In questo caso avete paura veramente, perché il giorno dopo a scuola quel compagno di banco e tutta la classe non vi potrete più fidare, non potrete più dire Mizzi che non ho fatto i compiti, c'è l'esercizio 327 che non ho fatto. No, perché magari vi denuncia, magari gli mette 2, magari finisce male. Quindi la paura è uno strumento che viene utilizzato è uno strumento coercitivo, è uno strumento che vi ingabbia, è uno strumento che serve a chi ha il potere per tenervi buoni. E quello che ha fatto Saranitro è quello di continuare nonostante avesse paura, perché è umano avere paura. Va bene, un eroe quello che volete, ma comunque è finito come è finito. Sicuramente al campo di concentramento non avrà pensato ah, io sono Superman, sono invincibile. Avrà avuto paura come tutti quanti noi. Perciò vi invito a riflettere su questo. Scusate, prendo il foglietto per leggere i nomi. Ora vorrei invitare sul palco Luigi Pizzardi e Antonio Rizzo, della terza e della prima M, che eseguono il brano Hallelujah di Leonard Cohen. Alleluia. Durante la messa, chiunque creda o abbia creduto nel cristianesimo ha sicuramente pronunciato almeno una volta il termine alleluia. Qualcuno l'ha fatto certamente inconsapevole del significato di gioia che si porta dietro. La stessa gioia che è riuscito comunque a percepire semplicemente negli sguardi di chi aveva a fianco, unendosi al coro che ripeteva all'unisono sempre quella stessa parola. Il grido di trionfo della contentezza era in origine una formula liturgica ebraica e proprio all'Antico Testamento fa riferimento Leonard Cohen quando compone la sua di Alleluia. Ancora oggi è impossibile dare un'interpretazione oggettiva alla canzone del cantautore canadese. Il brano è stato interpretato da circa 200 artisti di fama mondiale, così da divenire un inno laico,
Chi canta o suona Alleluia non si rivolge solo alla persona adorata, né unicamente al proprio Dio, dal momento che Alleluia è un'ode all'amore, è un orgasmo di vita. Allora, ritorniamo un attimo al discorso della paura di prima, perché c'è un altro brano che io voglio leggere. A questo punto oggi mi diverto. Ed è di Brecht, Bernolt Brecht. Lui scrive che prima di tutto vennero a prendere gli zingari. Fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Il significato di questa lettura è un po' una condanna nei confronti del silenzio, nei confronti dell'omertà, del calare la testa. Perché alla fine il protagonista è l'uomo qualunque, un po' un personaggio degno di Dostoevskij. La persona che vede il mondo attorno a sé che gira, cose che succedono, persone che scompaiono, ma alla fine non è comunista. Gli omosessuali, vabbè, ci stanno un po' antipatici. Quarragliasi, gli zingari rubacchiano, dai, sì. A un certo punto, però, anche lui si ritrova coinvolto. Per la prima volta vengono a bussare alla sua porta e gli dicono, gioia mia, vieni con noi. E non c'è rimasto nessuno che è rimasto lì a protestare. Questo vuol dire che questa persona non ha stretto rapporti con nessuno. È stata lì a lasciare che la vita le scorresse addosso, a fare l'ignava, e poi al momento cruciale non c'era nessuno che avesse cura di lei. È una cosa che non è successa a un altro personaggio molto famoso, ossia Anna Frank. Probabilmente lei avrebbe voluto poter dire alleluia, avrebbe voluto poter dire non ci hanno preso, la guerra è finita, siamo stati salvati, però non è successo.
Lei è stata presa, è stata portata, internata in un campo di concentramento ed è morta. Il suo diario rappresenta una pietra miliare nella storia del ricordo dell'Olocausto, perché è stato il primo documento a dare una spallata al tentativo dell'Europa e dell'America di cancellare con un colpo di spugna tutto quello che era successo. Come detto prima, infatti, il problema di cosa fare con i vinti inizialmente si era proposto di risolverlo semplicemente lasciando che la cosa venisse dimenticata come se fosse una guerra qualsiasi. La portata degli eventi, però, alla fine è arrivata. È arrivata con la pubblicazione del diario di Anna Frank, che è stato, come ho detto, il primo testo in grado di scuotere la coscienza degli europei e di far accendere i riflettori su questa situazione. Ed è per questo motivo che noi abbiamo l'onore di presentare, messo in scena dal nostro laboratorio teatrale Polvere di Stelle, diretto dal regista Giuseppe Bisicchia, una reinterpretazione del diario di Anna Frank. Prego. La passione che il mondo si sia capovolto, ma vedi bene il tuo cuore e comincerò a raccontarti quanto è avvenuto dal pomeriggio di una domenica del 9 luglio del 1999. Ma perché qualcuno mi suona la porta, ma io più non lo dico, perché sono il grande
Il mio grazie è sempre speciale, speciale per questo regista che anno dopo anno, momento dopo momento, accompagna questi ragazzi veramente a delle chicche, delle cose che ci commuovono e che realizza in pochissimi incontri. La cosa sua è spettacolare, che riesce a creare in questi ragazzi un'unione, uno spirito di collaborazione, un senso di partecipazione fortissimo in pochissimi incontri. Quindi sempre il mio grazie infinito a Giuseppe Bisicchia e a questi ragazzi che sono stati bravissimi. Adesso vorrei chiamare tutti coloro che hanno, quindi tutti praticamente, per un momento conclusivo, per un ringraziamento che è veramente sentitissimo. La nostra dirigente, facciamo una foto tutti quanti insieme perché avete dato veramente il meglio di voi stessi. E grazie anche a tutti i colleghi. Venga, venga, venga. Ragazzi, e anche mi rivolgo anche ai ragazzi che stanno seguendo dalle aule. Questa giornata di oggi, io sono qui da 8 anni e abbiamo ogni anno celebrato la giornata della memoria. Ma questa di oggi è una giornata forse tra le più belle che possa io ricordare, perché è stata una giornata in cui voi avete voluto testimoniare con la vostra conoscenza, con il vostro cuore, con il vostro sentimento, con la vostra empatia, avete voluto mandare un messaggio a tutti i vostri compagni. Venite, venite qui, non vi preoccupate, salite, salite. Anche qui davanti vi potete mettere, dice il direttore. E dicevo che il vostro contributo è particolarmente importante per tutti noi, perché è vero, è la scuola il luogo dove le idee sono importanti per la libertà, per mantenere la nostra identità di esseri umani, e in un momento così complesso come quello oggi, il momento che sta vivendo il mondo, vedere che dei giovani in 10 giorni, perché 10 giorni fa che forse abbiamo fatto questa circolare, vero professoressa Pitino, che in 10 giorni avete avuto il desiderio di partecipare, di esserci, di dire la vostra, di evidenziare che per voi la memoria è importante. Per me è stata una grande emozione, siete stati tutti bravissimi e spero che per il prossimo anno sarete sempre più quelli che vorrete mandare un messaggio. Sono certa che in tutte le classi questo momento è stato vissuto con emozione e con partecipazione. Ringrazio sicuramente la professoressa Pitino, perché da una micro idea è venuto fuori questo suo contributo grande che ha voluto donare a tutti voi, a tutti noi e a tutta la scuola. Ringrazio tutti i docenti che hanno partecipato e hanno sostenuto l'iniziativa dei nostri studenti e delle nostre studentesse. E, è vero, Carmelo Salanitro è stato per noi una figura talmente importante che l'abbiamo voluta cointitolare al nostro liceo storico Mario Cutelli. Carmelo Salanitro non era prigioniero di guerra, non era ebreo, era soltanto uno sostenitore della libertà. E la libertà si fonda sulla conoscenza, quindi continuate a studiare e continuate ad essere sostenitori della libertà, della conoscenza e della scuola. Grazie. Non abbiamo finito qua, adesso c'è un altro momento che vi coinvolge, una sorpresa, non lo so, non ve l'avevamo detto, perché adesso noi avremo la possibilità di farvi fare un brevissimo questionario che ci serve così per capire cosa ne sappiamo fino in fondo di questa giornata della memoria, che adesso verrà proiettato, vi spiegheremo come fare, però prima la foto. Ok, prima la foto. No, no, anche il direttore è qui, venga direttore che ha seguito con grande partecipazione. Abbiamo il direttore, il dottor Lizio, che non so se tutti conoscete, è qui con noi dal 4 ottobre, ma segue e sostiene tutte le attività, come avete avuto modo di seguire, anche collaborando a quello che può essere poi il senso tecnico operativo della realizzazione delle nostre iniziative. Prego. Bene, adesso proseguiremo ancora questi ultimi 10 minuti con questa,
compilazione del questionario. Io a proposito ringrazio il professore Licciardi e il professore Del Popolo che hanno lavorato per la compilazione e poi la trasformazione in digitale di questo questionario che adesso vi verrà proiettato, vero signor Marongiu? Mi dia conferma perché io non l'ho capita tanto bene questa cosa, e che voi potrete anche dalle classi compilare rispondendo alle nostre così brevi stimolazioni. Cosa succede esattamente? Che cosa gli dobbiamo dire di fare? Allora, ora sì, potete tirare fuori i cellulari, ve lo consentiamo, ve lo chiediamo anzi noi. Condivisa proprio per vedere la loro presentazione, ma lo possono fare anche dalle classi? Sì, sì, anche dalle classi. Andiamo ad inquadrare il QR code, così potrete anche dare in tempo reale lo stato dei fatti sulla reale vostra informazione in merito alla giornata della memoria. Quindi se tirate fuori i cellulari, inquadrate, spero che si veda, forse lo dobbiamo un po' ingrandire. Vi comparirà il questionario. Ci siamo? E vi chiediamo di rispondere brevemente alle domande che troverete nel questionario. Tranquilli, nessuno vi metterà dei voti. Sono anonimi, semplicemente serve per poi stilare proprio una statistica e capire esattamente quanto ne sappiamo e che cosa invece ancora dobbiamo andare a coprire sulle vostre conoscenze. Non copiate fra di voi, ma sempre più forte di voi, anche se vi diciamo che non avrete il voto, che non è una verifica, non ce la fate proprio. Avete un solo cellulare, ma io ci dovrei credere che voi avete solo un cellulare. E poi vorrei sapere da qualcuno di voi se vi è piaciuta questo tipo di organizzazione di quest'anno. Mi piacerebbe qualche intervento. Ecco, Caterina, ha alzato la mano, vieni a parlare, vieni, vieni, Caterina. No. Sì. Vi diamo 5 minuti ancora per la compilazione del questionario. Ok, già abbiamo
Le risposte che, come vedete lì, oddio, mi sento tanto Milli Carlucci, no, no, non mi piace questa cosa. Quando fanno Teleton, 288 risposte, 195, caspita, dai, dai, compiliamo. Girava lì. La lascio divertirsi su questa cosa. Grazie, preside. Salutiamo la preside che è costretta ovviamente all'infinità di lavoro a lasciarci. Come vedete non escono i vostri nominativi, quindi state tranquilli. Se per voi stamattina era la prima volta che avete sentito parlare della parola memoria, non lo saprà nessuno. Se invece siete stati bravi, avete saputo rispondere quando è stata istituita, perché il nostro liceo si chiama così, da quando si chiama così, se invece siete stati bravi, vuol dire che qualcosina abbiamo fatto in questi anni e stiamo andando nella direzione giusta. Ok, possiamo. Due minuti e chiudiamo. E questo poi dobbiamo fare scorrere. Aspetti, due minuti ancora. Poi daremo lo stop al televoto, tanto fra poco comincia Sanremo. Mi propongono un bis. Allora, fra i tre pezzi musicali, chi se lo sente di riproporre un bis? Alessandra ed Elisa? Per acclamazione? E Giordano, per acclamazione, bis, e poi vedremo i risultati. Si è guardate di là come il mostro, state vicino al mostro. Poi la preside prima ha detto di... No, ma non ho fatto questa cosa, a me me la ricordo. Vabbè, ma sei? Adesso ho fatto la prima. Sì, ma tu adesso, dimmi. Smile without a reason why. Love were a child, smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. T
tears, I'll tie the wave of tears. Light just slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. Life is beautiful the way. He in his eyes forevermore. I will always be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize. We forget about the sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful the way. Forget about a sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Allora, torniamo un attimo sul dato statistico. Se lo facciamo scorrere, vediamo il vostro livello di conoscenze. Allora, qual è il significato della giornata della memoria? Mi risultano, cosa vedo? Risposte corrette 218? Beh, è già un piccolo dato positivo su 583 risposte. Perché il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria? Allora, si è deciso di celebrare il giorno della memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno, la possiamo vedere completa la risposta? Cioè la domanda, che era quella della risposta giusta, il campo di concentramento di Auschwitz, sancendo la fine dell'Olocausto. E questa, bene o male, l'avete saputa tutti. Mi domando chi è che ha risposto che si è deciso ogni perché in quel giorno, nel 1951, cos'è accaduto? Bah, questo è interessante capire che c'è qualcuno che ha risposto così. Qual è il significato della giornata della memoria? Commemorare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari. Giusto? No, non sono stati soltanto gli ebrei, però la giornata della memoria fondamentalmente è legata alla Shoah. E Shoah è quello che per tanto tempo si è chiamato l'Olocausto, ma che gli ebrei non vogliono assolutamente sentire parlare di Olocausto, la Shoah che significa proprio lo sterminio. Poi, da quando è stato istituito il giorno della memoria? Questo è interessantissimo,
perché comunque in 315 avete indovinato la data della scelta a livello internazionale nel 2005 durante la riunione primaria, la primaria 42esima riunione alle Nazioni Unite dell'ONU. Quindi questo avete risposto, aspetti, 315 risposte esatte. Va bene, scendiamo. Oh, andiamo alla nostra co-intitolazione. No, la numero 4. La numero 4. Ok, il liceo classico Carmelo Sanadito ha sempre avuto questa denominazione. No, c'è qualcuno che ha risposto sì, e questo è drammatico, questo fatto. Va bene, li andremo a scovare uno per uno e poi ci saranno i lager anche per voi. Perché il liceo classico Salanitro porta questa designazione? Bene, per fortuna avete risposto dopo che ci sono state queste nostre riflessioni e anche il contributo dei ragazzi della prima B, che ringrazio ancora una volta, e dico che loro parteciperanno oggi pomeriggio all'Open Day, quindi saranno anche i nostri rappresentanti per la presentazione del liceo questo pomeriggio, li ringrazio ancora. Quindi adesso lo sappiamo tutti chi era Carmelo Salanitro. Lavorò al liceo Guglie Pennisi 10 Reale e poi al liceo Mario Cutelli di Catania, e questo è vero, era originario di Adrano, giusto per aggiungere qualche notizia biografica importante, ma concluse i suoi giorni lavorativi, diciamo professionalmente, nel nostro liceo Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Va bene, ok. Abbiamo fatto anche questo, io cedo la parola al nostro rappresentante che concluderà i lavori, perché credo che sia la cosa più giusta che sia uno di voi a parlare. Vi ringrazio ancora tutti. Innanzitutto tengo a ringraziare la dirigenza per averci dato questa possibilità di sperimentare questa modalità che è la prima volta appunto sperimentiamo e che sicuramente è riuscita. Penso che noi tutti è piaciuto vedere studenti, diciamo, cioè chi ha fatto, chi ha letto riflessioni, chi ha inscenato dei spettacoli teatrali, chi ha cantato, chi ha fatto appunto anche il coro. E devo dire che è stato veramente bellissimo vedere che noi ragazzi del Cutelli abbiamo altre passioni che mettiamo anche, diciamo, mettiamo anche in pratica durante questi momenti. Ringrazio per stessa Pitino per aver diretto e aver, diciamo, aiutato tutti ad avere un risultato migliore durante questa giornata, ma anche ovviamente a tutti gli altri professori, al nostro tecnico Virgilio, per cui dedicherei un applauso. Naturalmente mi auguro che questa modalità potrà essere riproposta per l'anno prossimo, anche per gli anni a venire. E questo, ragazzi, mi auguro che da questa giornata vi sia rimasto un qualcosa, abbiate imparato qualcosa di nuovo, perché ovviamente lo scopo di questa assemblea, di questi momenti è questo, diciamo, tornare a casa con magari una consapevolezza diversa, con un insegnamento, con un nuovo insegnamento. E ragazzi, diciamo, volevo concludere in questo modo, grazie.